Mister Capuano, partiamo dalla notizia dell'ultima ora, ovvero questo importantissimo colpo di mercato. A breve sarà a Taranto anche Francesco Orlando, un attaccante esterno, un mancino classe 97, insomma, un giocatore che era cercato anche da tantissime altre società. Ma intanto buongiorno, no, era cercato, lo davano già ad altre parti, siamo ai dettagli. Io ogni volta vi ascolto, ho sentito nomi quando noi abbiamo due punte centrali. Samuele Ciancio, a cui crediamo tanto, abbiamo due giocatori Bifulco e Canutè di piede destro. A noi serviva un giocatore di piede sinistro, come avevo sempre detto. Sono stato bravo stavolta, non l'ho mai detto, stavolta sono stato veramente bravo nell'aspettare l'ultimissimo momento e nel prendere un giocatore che non avevamo come caratteristiche di piede sinistro. Devo dire che se l'operazione si farà, c'è stata la grande volontà del giocatore, essendo un tarantino, nel voler Taranto. Questo lo devo dire perché io sono un uomo di sentimenti, di vecchio stampo, e poche volte nella mia carriera mi è capitato un giocatore che, pur di venire in una piazza, vi assicuro che ha rinunciato a tanti soldi pur di venire a Taranto. Questo mi inorgoglisce a me perché comunque, lasciatemelo dire, ho fatto anche tanti grandi sacrifici per costruire questo giocattolo. Noi abbiamo fatto una squadra giovane dove il giocatore meno giovane ha 29 anni. Abbiamo il capolavoro, secondo me, del Taranto è stato quello di non andare a verificare le lusinghe su giocatori importanti che avevamo, e abbiamo avuto la forza di trattenerli. Questa è stata la forza più notevole. Abbiamo raggiunto degli obiettivi, non ultimo quello di Fiorani. Vi assicuro che erano 2 mesi che eravamo su questo under di proprietà dell'Ascoli, che abbiamo preso in maniera definitiva. L'anno scorso ha fatto 34 partite in C, anche essendo un 2002, quindi abbiamo rafforzato sia il parco under, ma soprattutto abbiamo cercato di patrimonializzare quello che era una parola, penso che a Taranto non c'era da qualche anno, e quindi io mi ritengo in questo momento largamente soddisfatto. Veramente sono contento di quello che ho fatto insieme al presidente Giove, e adesso sarà il campo a sentenziare. Però penso che ogni parola che abbiamo detto, penso che l'abbiamo mantenuta. Abbiamo preso tutti i giocatori con voglia, tutti i giocatori giovani, e abbiamo fatto un bel Taranto. Siamo convinti di avere una buona squadra, poi sarà il campo a dare la sentenza inequivocabile, perché poi nel calcio valgono soltanto i risultati, il resto è tutta aria fritta. Però consentitemi di dire che abbiamo fatto qualcosa per molti impensabile, però ci siamo riusciti, vuol dire che abbiamo avuto credibilità, competenza, scaltrezza, i tempi nel fare le trattative, nel portare i giocatori a casa, penso che erano impensabili da poter portare a Taranto in questo momento. Mister, inizia dopo più di 4 mesi la settimana tradizionale, quella tipo che avvicina la squadra alla partita di campionato, la prima, Taranto-Foggia. Ecco, il tuo pensiero in questo momento dove va? Ma siamo stati bravi anche nello stoppare il mercato 2 giorni prima che finisse, proprio per avere soltanto concentrazioni al campo. Adesso vi ricordate cosa dissi proprio nella tua emittente? Parlai del sabato del villaggio, oppure di una donna incinta che doveva nascere un bambino, e quel bambino era il tifoso del Taranto. No, adesso sono emozionato anch'io alla mia età. È normale che domenica mi girerò e vedrò la mia curva, e quella sarà la più grande vittoria da quando sono a Taranto. Adesso io con i miei giocatori dovremo essere in grado di trascinare quanto più gente possibile allo stadio e di creare un entusiasmo in questa città che è degna di un calcio diverso da quello attuale. Un'ultima cosa, pensando al cammino del Taranto nella prossima Serie C, Girone C, qual è il tuo pensiero più intimo? Ma io non voglio illudere nessuno e non faccio voli pindarici. Ho dichiarato quello di voler migliorare la classifica dello scorso anno senza poter porci nessun limite. Io sono convinto di aver costruito una squadra importantissima, e mi consenti di dire una cosa? Qualità-prezzo penso che non ci sarebbe riuscito nessuno. Scusate la sproporzione nell'autocelebrarmi, non l'ho mai detto, però dopo 3-4 mesi di sacrificio lo posso dire. Il Taranto attuale, per qualità-prezzo, penso che è un capolavoro da quadro di Van Gogh.